amici, oggi inauguriamo una nuova rubrica, il volto della settimana. Sulla pagina del Tè Servito e sul gruppo del Tè Servito, ogni settimana analizzeremo personaggi di attualità, personaggi magari anche del passato, personaggi letterari, e lo faremo attraverso lo strumento della morfofisionomica, ovvero studiandone le fattezze per ricavarne informazioni in merito a che tipo è, quindi a quello che è il carattere, il temperamento e la personalità che si cela dietro quel volto. Questa settimana si è praticamente imposto da solo il volto ed è quello di Mario Draghi. Che cosa ci racconta la sua fisionomia? Se noi osserviamo il suo volto, la parte che sicuramente ci colpisce di più è quella degli occhi, che sono come circondati da tanti cerchi concentrici. Questo ci indica che è una persona estremamente riflessiva, che si preoccupa, che riflette prima di agire, quindi tutt'altro che impulsiva, e che il suo tipo di pensiero, il suo tipo di preoccupazione è una preoccupazione, tra virgolette, logica. Quindi sta facendo il suo lavoro, chi meglio di lui al posto in cui si trova. Quindi noi sappiamo che lui era governatore della Banca d'Italia, una fisionomica di questo tipo è sicuramente appropriata per essere puntuali. Tant'è vero che anche i suoi occhi, che sono leggermente schiacciati, ci danno l'idea di una persona che scruta per essere precisa. Ma voglio portarvi anche l'attenzione sulle sue sopracciglia. Potrebbe sembrare una persona seria, severa, e in parte è vero. Sicuramente è secca. Cosa intendo? La sua comunicazione è pratica, però poco infiocchettata. Lo vediamo dalla sua pelle, che è particolarmente secca e che quindi ci indica una comunicazione mirata non tanto a accudire, curare l'altro, quanto proprio a dare delle informazioni precise, ma ha un sopracciglio leggermente più arcuato dell'altro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una parte di lui che è sicuramente molto severa, seria e affidabile, ma ce n'è un'altra che è un po' birichina e che ogni tanto potrebbe sfuggire in quelli che sono gli scherzi da prete o la battuta da oratorio. Ecco che il senso dell'umorismo di Mario Draghi potrebbe essere il senso dell'umorismo di un professore di matematica. Se poi osserviamo il suo colorito, non è un colorito particolarmente acceso, è un colorito tendenzialmente pallido con delle forme squadrate. Anche questo ci dà l'indicazione che non c'è tanto sangue che scorre, non è la passione che governa questa persona, ma è di nuovo il pensiero, quindi l'attività cognitiva. E questo tipo di pensiero è anche abbastanza squadrato, quindi poco flessibile, poco margine di approssimazione. Se magari il precedente governo o altri governi potevano essere tacciati di approssimazione, di impulsività o di risposta contestuale un po' così grossolana, possiamo star certi che la risposta che arriverà da Mario Draghi è pensata, verificata e anche supportata da statistiche, proiezioni, numeri, insomma. Bene. Per il momento ci salutiamo e ci incontreremo per un'altra analisi morfofisionomica al prossimo appuntamento su Il Tè è Servito.